Imprese, lavoro, fisco, energia e infrastrutture sono alcuni dei temi affrontati nel corso di una 2 giorni organizzata da Confcommercio a Roma, che ha visto la presenza di esponenti del governo, del sindacato e del mondo delle imprese. Tra gli argomenti anche la tutela del Made in Italy. I ministri dell'agricoltura Francesco Lollobrigida e delle imprese Adolfo Urso. In questi giorni Giorgia Meloni ha incontrato in numero importante proprio nazioni economicamente deboli che hanno visto nell'Italia un ruolo e una riscoperta del ruolo strategico che ha avuto per molto tempo e che ha permesso anche a loro spesso di crescere insieme. E quindi siamo ottimisti su questo piano per avere una pianificazione sulla sicurezza alimentare che garantisca cibo per tutti, ma di qualità, che è l'elemento che contraddistingue le nostre produzioni. Entro un mese presenterò in Consiglio dei Ministri, su indicazione di Giorgia Meloni, il collegato alla manovra economica, cioè la legge quadro sul Made in Italy, che valorizzerà le eccellenze del Made in Italy, che traino l'esportazione e la crescita italiana, e interverrà anche per quanto riguarda la formazione delle competenze che servono al nostro mercato del lavoro, alle nostre imprese, attraverso anche l'istituzione del liceo del Made in Italy. Il ministro del lavoro Marina Elvira Calderone e quello per gli affari europei Raffaele Fitto hanno affrontato i temi legati al PNRR. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza già ci indica una strategia, che è quella ovviamente della presa in carico dei lavoratori sul programma GOL e poi dell'individuazione di percorsi che parlano di una formazione soprattutto in quelle che sono oggi le materie che rappresentano la grande sfida, cioè la transizione digitale ed ecologica, ma soprattutto è importante ridefinire dei percorsi di formazione che portino in azienda le persone a lavorare per quei lavori che ci sono e soprattutto con quelle condizioni che oggi si sono create per effetto appunto delle grandi transizioni in atto. Stiamo verificando gli interventi che rischiano di non essere realizzati entro il giugno del 2026 e che saranno oggetto di una verifica. Abbiamo predisposto delle osservazioni, siamo in un confronto con la Commissione europea, io mi auguro che si risolva tutto positivamente, sono ottimista. Un nuovo impulso agli investimenti delle imprese e allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. Intesa San Paolo ha lanciato Motore Italia Transizione Energetica, un programma dotato di un plafond di 76 miliardi di euro, presentato a Milano da Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori, e Anna Roscio, responsabile sales and marketing imprese dell'istituto. Rappresenta un'iniziativa importante anche dal punto di vista dell'indipendenza energetica industriale, perché questo sarà un elemento fondamentale di spinta sul settore industriale. Infatti oggi qui siamo con gli operatori di quell'ambito proprio per far sì che quello che oggi incide maggiormente sul bilancio delle aziende, che è proprio l'energia, possa diventare a questo punto non un fattore di debolezza ma un fattore di forza e di impulso alla produzione industriale del paese. I fatti recenti ci hanno dimostrato come shock, volatilità dell'andamento dei prezzi incida sulla marginalità e quindi sulla stabilità finanziaria delle imprese. Gli investimenti potenziali e quindi una grande opportunità sono ingenti. I nostri finanziamenti hanno lo scopo di incentivare e premiare le imprese che vogliono abbracciare questa transizione. Gregorio De Felice, chief economist di Intesa San Paolo, ha sottolineato come l'Italia sia ancora dipendente dal gas naturale. Per conseguire la transizione energetica dobbiamo fare ancora molto di più e quindi procedere sull'eolico, sui pannelli solari e così via. E io credo che ci siano tutti gli spazi perché la nostra industria è anche molto forte per quanto riguarda le componenti legate alle fonti rinnovabili. La banca ha siglato un accordo con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per promuovere la diffusione delle comunità energetiche sui territori. Il presidente dell'ANCI, Antonio De Caro. Sottoscriviamo questo accordo con Intesa San Paolo con degli impegni reciproci sulle comunità energetiche. Da un lato noi come comuni apriremo degli sportelli informativi, dall'altro lato Intesa San Paolo aprirà una linea di credito per le piccole e medie imprese.
Il Parlamento europeo ha dato il via libera ai tre pilastri chiave del pacchetto Fit for 55, la strategia per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030. I testi adottati dall'Eurocamera riguardano la riforma del sistema di scambio di quote di emissioni, che includerà il trasporto aereo e marittimo, il Fondo sociale per il clima e la Carbon Tax. Tale misura imporrà alle aziende importatrici nell'UE di comunicare la quantità di emissioni contenute nelle merci alla frontiera, per poi acquistare certificati corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre i beni all'interno dell'Unione. L'Unione Europea applicherà dunque una tariffa aggiuntiva ad aziende produttrici che si trovano al di fuori del proprio territorio. Di voto storico ha parlato la Presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola. Per la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si aggiunge un'altra pietra miliare per fare dell'Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico. Le proiezioni dei nuovi indicatori di affidabilità fiscale sembrano già dialogare con la delega fiscale e in particolare con le intenzioni della riforma Leo di introdurre un concordato preventivo biennale per le partite IVA ritenute affidabili. Dai numeri presentati il 6 aprile dalla SOSE, la società partecipata dal MEF, che dopo gli studi di settore è ora chiamata a elaborare e a gestire GISA. Il 44,6% dei contribuenti interessati ha una valutazione di affidabilità superiore all'8%.